Ragazzi, benvenuti al primo let's playone di Soul. Lo volevo fare da un botto anche questo gioco. Non ho mai avuto l'opportunità, anche perché il PC era una merda, cioè funzionava male. Ma adesso è ora di farlo. Ho dovuto installare la patch perché funzionava male. Cioè, non è che funzionava male, non c'è la traduzione in italiano e almeno i sottotitoli li volevo. Quindi, allora, girando un nuovo gioco. Ok. Normale. Voglio fare un gioco con te. Se avete visto Osso, beh, sapete già cosa ci aspetta. Sangue e budella. Siamo un nero. Ci ha portato qui perché abbiamo rubato una macchina. Well, Detective Tapp, I want to play a game. Your obsession with catching me has robbed you of your life and the lives of others. You abuse every resource available to you, tearing apart lives in your quest to find the truth. You have lost your family, your badge, even the life of your partner, Detective Singh. You have lost your health, whittled away by the bullet wound in your chest. But you have not given up, have you? Now we will see if you can overcome your obsession. No doubt you remember the device attached to your jaw. It is evidence left over from your investigation. Here's what happens if you lose. Free yourself from the device and pursue me, or sit there and let it tear you apart. The choice is yours. Cazzo fa? Devo far girare cosa? Giro! Due! Ah, aspetta, l'ho visto! Comando! Sto facendo girare il Cristo di mouse! Aspetta! Uno! Ah, Cristo! Non chiedetemi come ho fatto, ma ce l'ho fatta! Where are you, Jigsaw? I won't play your game! I won't! Seriamente non so come ho fatto, credevo di essere morto. Ok, quindi benvenuti. Ci sarà sangue, ma tante budella che voleranno. Com'è si danno i colpi? Devo imparare l'arte del picchiare. Wow. È proprio un ridicolo. Oddio, vediamo cosa ci gira. Grazie, qual è la combinazione? Aspetta. È un piccolo enigma, vediamo. Qui ci sono numeri. 4-3-1. Si possono chiudere questi? Ah, ecco. Non... Credo sia... Aspetta. Magari... Aspettate, Magari crea le... infatti, guarda. Più o meno. Guardate, vedete piano piano. 4, 3, 7. O è un 1 quello. Proviamo 4, 3, 7 e 4, 3, 1. Non credo succeda qualcosa di grave, se sbaglio. Non muoio. 4, 3... No, allora è 7. No, aspetta. 4, 3. Ale, era 7. C'è anche il 2 di Soul, quindi... C'è
ti fumo. Siamo soli. Ma è questo e basta. Mi ha chiamato. Prova ancora, coglione. Dimmi che muore. Ho fallito, Cristo. Figliolo, ho fallito. Puttana troia, ma crepo anch'io. Non l'ho preso. Ce l'ho. L'ho preso. Cerca il fusibile, testa di merda. Ok. Sigillata. Quindi l'ho salvato. Are you barefoot? Oh shit luck. Getting across that glass is gonna hurt. You aren't getting my shoes. Figlio di troia. E quindi? Oh, perché sono scalzo? Che devo stare appunto al vetro, allora devo trovare delle scarpe. Ma cioè, ma ditemi voi, un nero senza scarpe, perché poi non vedo un cazzo. Aspetta. Michele ho massacrato di botte quel bastardo. Paura di siringa e podermi. Ok, vabbè, però non mi serve. Fuori dal vetro. Checkpoint, ok. Per accendere la luce. Ok. Abbiamo un accendino. Devo trovare il bastardo. Pezzo di merda. Ti apro l'ano. Qui già sono particolarmente dotato. Oh cazzo. Cosa gli è successo? Ma non è lui, no. Va. Minchia. Ops. Minchia. È figo però che non sono da solo. Some never appreciate life until they have to work to save their home. They go from cradle to grave, expecting the world to give them everything. I show them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive. We will see what sacrifices you will make when the time comes. Oh dear. Certo che l'apprezzo la mia vita. Allora, qui è bloccato, qui non fa ovviamente per le scale. Posso prendere anche il tocco sinistro del mouse, però. Il maiale. Va. Allora.
Aspetta un secondo perché non riesco a capire come scendere. Ma cazzo faccio a scendere? Cioè, non fa neanche con le freccette. Neanche con la rotellina. Caroia. C'è un modo per scendere? Vi giuro che non... Aspetta. Ah, ah, bello. Freccetta la W per scendere, certo. Non S. Ok. Aspetta, accendino. Ci sono altri stronzi qui. Filo spinato a scoppio. Questo ha fatto una bella fine, eh. Detective Tam will be here soon. This is the first victim of his obsession. He should be able to hear her, but she is drugged. Tam knows how the game works and what will happen if he does not release her in time. Hide the key to her cell, and we'll see if the detective can protect his witnesses. Salvador, non te l'avevo fatto dico, ok? Aia! What are you doing? Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick, though, if I was you. Oh. Just give me the key! Aspetta, chiudi. Ok. Ok, ok, ok. Sacro bastardo. Dai, colpiscilo però. Ma che cazzo? Ma perché non lo colpisce? Mica passo un eunuco bastardo, eh. Devo fare un cazzo. È una merda, è una merda. Non riesco a colpirlo, mi ha bloccato qui. E muori. Figlio della merda. No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Come se finito due giorni. Chiaro, sì. Ma perché non gli rubi anche le scarpe già che ci sei? Allora. Oh merda, ho una chiave del tricorno. Devo vedere quella scena se c'è qualcosa qui, no? Ma perché non gli prendo per le scarpe? Scherzo come un idiota! Cignata. Aspetta, ma... No, 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 la chiave l'apro, lo uso per aprire qui, ok, ma... Camminavo sul vetro, Krishna. E mo come mi culo? Merda. Aspetta! Ah, ok. No, cazzo, dovevo tenerlo premuto ancora, non l'ho sprecato. Credo di sì. Allora... Cristo. Ok, devo premere uno. Bene. Ah, ok. Quindi le bende le uso subito. Vabbè, è carino, mi piace però l'atmosfera. Mi piace assai. Mi aspettavo di peggio, veramente di peggio. Però hanno un po' massacrato questo gioco. Spero che non mi ammazzino. Alcune porte?
Un po' un casino, eh. Ah, no? Così. Così. Allora è difficile. Bravo. Sblocca, ma ce l'ho la chiave? No. Aspetta, perché mi dice sblocca? Vuol dire che ce l'ho. Mi dice sblocca, no, non ce l'ho. Oh Gesù Maria, guarda questo qua. Ha fatto una bella fine. 000. Hai esaurito il tuo tempo, signore. Not all my subjects protest their games, such as you, detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own. Allora, ok, dove cazzo sto andando? Si è spaccato un'altra parte. Cioè lui non ha ancora delle scarpe, vi rendete conto? Tony, no? Dice che ho la polio. Ah, il polmone d'acciaio, quello di Silent Hill Homecoming. Questo. Figo. I flashback sono figo. Aspetta. Nuova fonte di luce, ma non me la fa prendere. No, non c'è il cesso da frugare. Peccato. Mi stavo già ingustando a ficcare le mani nei cessi per controllare. Però la prossima volta metti degli stronzi in giro di fine. La la la. Devo stare attento perché devo premere i tasti, quindi magari. Cosa cazzo è successo? La chiave della salvezza è allora. Non ci ha ficcato nessuna trappola. Un fusibile. E che cazzo me ne faccio di un fusibile? Non so neanche dove metterlo. Ah no, forse qui. Sì signori. Oh merda. There are four bodies ready to cut open. Only one contains the means to continue. No. But the knife may yet betray you. Choose wisely. Oh, Cristo. Marvin Johnson, ok. Ah, aspetta. E Cristo, non si legge! F-H-I-N-R, che cazzo è? No, non è questo. Un nome lungo. Forse è questo. Falconer, forse è questo. Io direi questo, è più probabile. Peccato. Scusami figliolo. Oh my problem, bro. Vabbè. No. No. Not again. I passed your test already. Yet you did not learn your lesson. I'm sorry, okay? I couldn't help it. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again. Yeah. Oh, c'è di buono che almeno gli altri non so se sono morti, però ho evitato di frugare fra i loro corpi. Figo. Adesso. Ah no, allora devo tornare indietro. Qui c'è la porta chiusa.
adesso lo posso aprire. Ma al bagno sto acceso una sigaretta. Ah no, se proprio si fosse acceso una sigaretta. Oh. Ottima fine, porca troia. Allora, usa. Ok. Minchia. Non è andata bene. Non è andato altrettanto bene lo stronzo che è caduto. Mi dispiace per te. Puoi salvarla? Sì che posso. Certo che posso. La domanda è quanto mi pagherà? Salvarla? È un'illusione. Figlio di puttana. Perché sicuramente non mi fa andare qui, credo. Provare? Infatti è bloccato però. Solo la chiave. E continua a camminare scalzo. Bende, no, le bende non mi servono per ora. Sono a posto. Sarebbero sprecate. C'è nessuno? Aspetta un secondo. Ho un chiodo. Aspetta un secondo. Dai, Cristo. Ma non lo becco o cosa? Ah, ok, adesso fa. Ah! Sì, ok. C'è niente, questa porta è chiusa, però... Ah, no, è aperta. Niente. Sto procedendo avanti, ma... Allora, la strada non è sbagliata, però fatemi dare un'altra occhiata, scusate, ma... Andiamo a vedere qui cosa c'è. Perché mi ha segnato questo, no? Ah, ecco, è bloccato. Bene. Quindi è normale proseguire di qui. Quindi devo trovare quel marchigiano e una chiave anche, ok. Mostra? No. Stampella. Penso picchia la gente con la stampella. Ma posso scegliere? Prendo la stampella. Però il tubo di piombo credo che faccia più danni, ma no. Vedere. Vabbè, tengo questo. Cazzo succede? Oddio, guarda come gira su se stesso. È ben ricreata la... l'atmosfera di su. Devo andare piano, piano. Bella che di lì ci devo anche ripassare. Sì, posso scendere. Qui. L'ho premuto a cazzo. Non so.
invece se non c'è nulla, sono stronzi. Cioè, ma prende quel fucile direttamente, no, eh? Cristo, è un pezzo di vetro. Mi dimentico che c'è il vetro in giro. Me lo ricorderò quando la vita mi sta scendendo. Aspetta, lì c'era uno stronzo. È una mina. Non ho idea. Cazzo, quanti cadaveri. Ma siamo in un obitorio. Non si vede un cazzo. Pure di beccare qualche trappola. Va. Minchia, queste stronzate esplodono. The key to any puzzle lies in its pieces. Sometimes you have to look at a problem from a completely different perspective. Tutto quel cavo dove va? Magari devo spegnere la luce. Anche per il cazzo. Pensavo che la soluzione fosse il cavo. Che se apre uno di questi esplode. Paura. Puttana troia. Che ridicolo. Ah, ok, ragazzi, ho trovato, ecco. Ho installato il fusibile. Mo? Va. Scusa, ma queste cose mi dovrebbero aiutare. In realtà non mi sta aiutando proprio un cazzo. Ma è una pistola. Crea il segno di una pistola. Aspetta un secondo. Perché qui appiccicati sono i segni di armi. Porca. Oh, Krishna. Amico, sei sopravvissuto? Gesù Maria. Questa stanza non è che l'avevo vista. Aspettate. Minchia, questo. Si è aperto un varco. Aspetta un secondo. Minchia, c'è troppo da controllare. Mi sto iniziando a incazzare. Voglio seguire il povero Cristo qui. Amico! Non ti preoccupare. Hai delle scarpe con la mia taglia? Please, please, please. Amico. Who's out there? Io. Amico. Meglio questa roba bene. Non si sa mai. È meglio prevenire che curare. Se a mano sei morto per mano mia. Bene, non faccio nulla. Detective Tam is not the only player here, but he is the answer to your survival. And others like you must find the key within the detective's body to free yourselves from your own traps. Some of you will choose to be apathetic. Others will be more aggressive. Detective Tam is the key to end your suffering. Madonna. Allora, da qui sono tornato indietro ed è ok, mi sta bene, ma... Qui posso...
No, posso andare. Voglio scendere giù perché si è sbloccato quel passaggio. Quindi voglio vedere che cavolo. Dove cavolo porta? Aia cazzo. Sono i vetri. Me l'ero scordato, proprio non torna proprio leggendo. Mica che figata, mi piace un casino. Non ho ammatto tantissimo i film di Soul Enigmist, tantissimo, tantissimo. Non sono tipo così splat. Alcune sezioni facevano veramente schifo di quel film. Mi facevano impressione. Sangue a fiumi. Ammoniaca, ok. Mazza, oh, questa la voglio. Bene. Quindi così, qui ha preparato le bombe praticamente. Non so cosa mi serviranno queste cose, ma meglio averle. Meglio averle, magari. Ma queste adesso li posso aprire? No, non fa. Perché prima li aprivo e esplodeva tutto. Adesso che è già esploso tutto, non me le fa aprire. Minchia. Allora, devo stare attento. Dammi. Ecco. Stare attento al vetro. Fanculo il vetro. Di qua nevica. Madonna. Comunque non credo che sia uno di quei titoli che durano un botto, eh. Cioè, a meno che non resti intrappolato in qualche sezione, in qualche enigma, ma no, ho i miei dubbi. Per ora non c'è nulla di complicato. Ah beh, questa cosa l'ho già letta, ma non so perché si era aperta. Io sono arrivato qui da dove? Mi ricordo che c'era questa zona, ma. Ma fanculo, mi sembra che da qui. Cioè, sono passato oltre per nulla. Cioè, era da qui o no? Minchia, mi sono dimenticato da dove sono arrivato. Potrei non crederci quanto sono idiota. Ah no, è giusto, è da qui. Oh merda. E mo? Che cazzo si fa questa? Mica mi hanno bocciato, non sono bravo come elettricista. Magari così? No, così. No, così. No, così. 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 Oh, è giusto! Tutta una troia! Beh, merda, dovevo premere il bottone perché c'è un bottone di fianco. Mi dà come una scimmia questa cosa. Questi rumorini, pa. Abbiamo un bel sangue mestruale. Come le faccio di questi chiodi? Non ho ancora capito come le faccio di questi chiodi, quelli devo lanciare. Aia, porca merda. Ci manca sempre poco. Va. Io come te posso leggere prima di andare oltre. Ma lì è un cadavere? No, sapevo che ci fosse un cadavere, c'era la sedia. Ok, andiamo avanti. Ops. Per Dio, ma muoiono tutti per... cioè guardate, hanno tutti il ventre sfondato. Lo stesso modo. Ok ragazzi,
Spezzo qui il primo let's playone, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.